Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo su Final Fantasy 4, dove nella scorsa puntata abbiamo reclutato Edge, il capo ninja, e adesso ci apprestiamo ad entrare nella torre di Babil. Quindi cominciamo, qui mi dà addirittura l'esplorazione. Non dimenticare che sono un ninja. Via. Addirittura. Bene, e possiamo cominciare l'esplorazione. Quindi corno di unicorno. Ok, esploriamo bene. Bene, quindi tutta la... cerchiamo di fare sempre tutti i bordi subito, perché sennò poi è un casino ritornare indietro. Allora, qui c'è una saletta, vediamo cosa c'è. No, allora aspettate un attimo. Oh, una cassa. Clessidra d'argento, vabbè. Proseguiamo col secondo livello. Allora, tutti. Qua c'è qualcosa. Ammazza orchi, ma è una maledetta imboscata. Ok, affrontiamola. Ah, vabbè, dai, questi sono facili da eliminare. Facciamo un po' di energia, giusto per curarci un pochino. Boom! Terremoto è fortissima. È fortissima come magia. Dai, e ci becchiamo anche questa ammazza orchi. Dai, su, bravo. Medusa. Allora, sta ammazza orchi dovrebbe essere... attacco 90 addirittura. Ok, vai. Andiamo full danno. Bene, poi prendiamo tutti gli angoli e andiamo avanti. Allora, abbiamo ottenuto una fascia. Vediamo che molto probabilmente possiamo darla a lui. Vabbè, però è più debole. Quindi lasciamo perdere. Esplorata anche il secondo sotterraneo. Destri di Pyros. Qui c'è una porta. Vediamo cosa c'è. No, qui si continua. Allora andiamo da questo lato. Bacio di Lilith. Ok, questo dovrebbe togliere lo status rana, se non sbaglio, forse. Quindi va bene così. Andiamo avanti. Allora, utilizziamo
la magia di Cecil, tanto lui non lo utilizzo mai per curare. E andiamo da questo lato, non c'è niente. Bene, grazie, gentilissimo. Allora, continuiamo. Sempre al solito. Allora, qua doveva esserci forziere, esatto. Ashura! Quindi aggiornamento per Edge. Grande. Qui si continua. E non c'è niente. Grazie al solito per farmi perdere tempo. Come se non ci fosse un domani. Qui sicuramente ci sarà qualcosa. Ah, ma qua sembra. Allora, andiamo da questo lato. Bene, 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 bene. Allora. Io nel frattempo non so se vedete gli achievement, ma credo di no perché ho disabilitato le finestre di Steam. Sto prendendo un sacco di achievement in questo momento, non capisco neanche perché. Ecco, torso sotterraneo della torre. Allora, qua sicuramente forse ci sarà un salvataggio. Esatto. Quindi, salviamo. Anzi. Allora, ho utilizzato effettivamente le cure, però faccio una bella tenda, più che altro per recuperare gli MP. E poi salviamo. Salviamo sempre qui nello slot 3. E vediamo cosa c'è dopo. Se dovessimo registrare troppo, magari divido. Allora, c'è ancora un pezzettino. Non credo sia tanto tanto da esplorare. Vediamo. 3 extra pozioni.10.000 Gael. GG. Una zona completamente vuota lì. Ah, quindi proprio così? Quindi boss fight così, bella, bella potente. Proviamo terremoto, vediamo quanto danno riusciamo a fare. Mossa ninja. Non ho visto quanto danno io ho fatto? Bene. Ah, questa sarebbe la vostra potenza? Caruccio come danno. Proviamo a rivedere terremoto, perché non ho visto quanti danni faceva, a dire la verità.
Anche se utilizzano comunque magie abbastanza semplici. Vediamo terremoto. Ah beh. Ah beh. Terremoto direi che è più che sufficiente. Hanno parecchia vita però, eh. Hanno parecchia vita. Non sono fortissimi in attacco. Però... cioè, hanno parecchi HP, ma non sono fortissimi. Madonna, quanti HP hanno? Cioè, a colpi di 3000, a colpi di... cioè, quanti HP hanno? Cioè, ho finito anche gli MP. Oh, il re e la regina sono tornati in sé. Ah, ecco, forse dovevo solo aspettare. Ah, ecco, ora mi sa che posso ammazzarli perché... Beh, finito. Bisognava solo resistere. Such cruelty. It's inhuman. Eccolo il vero nemico. Rubicante, for this, you will pay. It was Luge who made Chimere of your parents. I shared no hand in his perversities.
They shame me as they grieve you. Don't speak of shame. I respect men like you. Men with courage. But you are a slave to your emotion and so will never know true strength. Such is the curse of men. You think our rage a weakness? Then let me show you how wrong you are! Hai già imparato ondate ninja e lampi divini. You are an interesting one indeed. Such powers unleashed by anger alone. But they will not avail you. The frozen winds of Hell's Ninth Circle could not penetrate this cloak of flame I wear. Come, I will heal your wounds. Addirittura. Ci ha curati prima di combattere. Allora, Rubicante è un boss che comunque è debole all'elemento gelo. Quindi adesso, con Cecil e con Kane, riprenderò riequipaggiamento. Riprenderò il Brando Gelum. Tu invece Arte Ninja, elemento tuono. Ecco, tu invece Acqua. Porco duuuu! Che... Che cazzo... Cioè, come mi ha shottato malissimo. Vedete, debilitante comunque. Devo fare necessariamente... Aegis per difenderci dalle magie, perché comunque se no perdiamo veramente, perdiamo tutto. Vabbè, ma non cambia nulla. Cioè, come fa Cecil ad avere tutta questa difesa? Cioè, non è che ho tutto sto equipaggiamento con Cecil. Cioè, non lo capisco. Cioè, anche così facendo, spreco tanti di quei... Riequipaggiamento, lancia Gelum. Tu attacca... Cosa? Si è curato col... What? Ma che... Come ha fatto a curarsi col...
Vabbè, lasciamo perdere. E ora con Inferi mi sciotta. No, ma fa troppo danno. Cioè, non può essere sta cosa. No. Cioè è pazzesco, Cecil mi sopravvive. Tutti gli altri no. Non la capisco questa cosa. Poi ti fa il contrattacco fuoca, cioè... Cosa spero di ottenere? Cioè, non potrò concludere nulla così. Cioè, contrattacco fuoca. Cioè, posso provare veramente a fare questo. Inferi. Ripeto, devo provare a fare questo. Cioè, è l'unica cosa che ho al momento. Attaccarlo tipo così. Attaccarlo a tempesta con Cecil. Qua mi curo tipo adesso fino all'ultimo HP. Inferi. Contrattacco fuoco. Curiamoci ancora. Cioè, veramente non ho soluzioni. Sto facendo praticamente
la modalità hardcore senza volerlo, praticamente. Sto facendo proprio la modalità hardcore senza volerlo. Non seleziona se stesso. Cioè, seleziona. Seleziono lui e non me lo dà. Vai. Continuiamo. Vediamo fino a quanto resistiamo. Oddio! Ce l'ho battuto da solo! L'ho battuto con solo Cecil! Pazzesco! Ci sono riuscito! Cioè, ci ho provato così per totale hobby. Ho detto, qua sono pronto a tagliare tutto. E invece ce l'ho fatta! Porca miseria! Modalità hardcore! Beh sì, effettivamente non era fortissimo, era diciamo quell'attacco inferi che dava problemi, perché mi ha shottato la squadra praticamente. Però devo dire che è andata meglio del previsto. Che poi non è più principe, adesso è re. Allora, avendo sconfitto Rubicante, in realtà potrei andare anche a salvare e staccare questo episodio. Penso che sia anche la cosa più logica da fare. Per cui andiamocene. Ecco. Un attimo, utilizziamo. Ecco, utilizziamo le magie perché giustamente essendo tutti stati sconfitti, adesso. Olè. Adesso il party è tutto insieme. Allora andiamo a salvare. Così nel frattempo stacco, ovviamente, perché questa puntata è venuta, penso, abbastanza lunga. E poi nella prossima, invece, continuiamo da dove ci siamo lasciati. Ecco, qui c'era la Energigia. Rosa sblocca Energigia. Però peccato che sono deboli come la fame. Allora, io ho curato tutti, me ne rendo conto. Però, al solito, utilizziamo un padiglione questa volta. Così recuperiamo anche i PM. Salvo, stacco e nella prossima puntata continuiamo da dove ci siamo lasciati. Così siamo esattamente... siamo perfetti. Salviamo sempre qui nello slot 3. Sì. Benissimo. Quindi... io direi che per questa puntata possa essere tutto. Grazie al solito per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.